Buongiorno mondo ingegnoso, benvenuti in questa prima puntata dello Shrinkiamo insieme, perché il video sulla carta shrink è piaciuto a tantissime di voi e molti mi hanno suggerito fai uno scopriamo le creazioni shrink, solo che le creazioni shrink appunto non vanno scoperte perché una volta tolte dal forno si vede cosa esce fuori e quindi ho pensato a questo nome per questa piccola rubrica. Fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, ho pensato che ogni volta che creerò dei disegni appunto che si trasformeranno in ciondoli di plastica grazie a questa carta, girerò questi video a tema. Per questo primo video, come mi avete suggerito in molte nell'altro, ho creato dei disegni a tema Alice, questa volta nel mio stile, totalmente nel mio stile, quindi non uno stile manga appunto come questo. Lei è la mia Alice e poi ho fatto il coniglietto, lo stregatto che farò sulla shrink trasparente, la bottiglietta, il fiore che poi dipingerò un po' di rosso e la teiera con la tazzina. Quindi andiamo subito a realizzare Alice e poi io realizzerò gli altri personaggi. Allora, intanto poi mi avete detto che per usare la shrink bisognerebbe prima grattare così da colorarla meglio. In realtà la proprietaria del negozio di lebimbi.net, dove appunto ho acquistato questa carta, mi ha detto che quella che vendono loro è appunto già grattata, come potete vedere. Cioè, infatti io qui coloro benissimo sia con i Copic che con i pastelli. Anche qui vedete, è ruvida, è già grattata ed io andrò a disegnare su questo strato. Bene, adesso vado a disegnare tutti i miei personaggi. Ok, eccola qui e ovviamente ho trovato un bel po' di difficoltà nel ridisegnarla perché purtroppo non si vedeva benissimo, infatti ho fatto un po' di errori. Però vabbè, sono le prime volte, dobbiamo imparare. E adesso andrò a colorarla con i Copic. Sinceramente ho fatto delle prove anche con i pastelli su questa carta, però l'effetto dei Copic mi piace molto di più. Visto che l'altra volta venne molto molto pigmentata, insomma i colori vennero molto più forti una volta cotta, stavolta farò delle passate leggerissime di colore. Ok, ecco il disegno finito e purtroppo non è facile andarci proprio leggera con i colori perché non vedo poi se do profondità o no a quella cosa, quindi spero non vengano troppo scuri e voglio farvi vedere il volto come è avvenuto. Adesso la ritaglio e poi faccio gli altri personaggi. Eccola qui e purtroppo vi consiglio di tagliare con forbici ben affilate perché si è scappata e addio, non ho più un bordino qui, vabbè per fortuna non mi è andata sul vestito. E adesso faccio gli altri personaggi, ah tra l'altro ho lasciato questo spazio per farci il buco per farne un ciondolino. Dopo 3 ore ho preparato tutti i ciondolini, questa Alice l'ho fatto anche il buchetto, poi ho preparato il bianconiglio, avevo preparato con gli scarti anche delle carte da gioco, una è venuta, l'altra ho sbagliato a fare il buco. Che bello! Poi ho preparato la rosa dipinta e questa qui. Qui ancora devo fare il buco perché anche qui ho dimenticato di lasciare lo spazio per il buco, però ho detto vabbè lo faccio qua in mezzo. Vediamo un po'. Oh mio Dio,
più precisa di così. Si muore, perfetto, evviva. E poi ho realizzato la boccettina con la shrink trasparente. E vedremo un po' come verrà. Ci sono andata leggera col colore anche qui, perché dovrebbe risultare più forte anche su questa. E poi ho fatto sempre con la trasparente anche lo stregato. Dovrebbe venire tutta questa parte della coda colorata, poi metà corpo colorato e il resto in trasparenza. Spero venga bene. Anche qui mi sono dimenticata lo spazio per fare il buco e l'ho dovuto fare qui. Bene, e adesso li mettiamo in forno e vediamo un po' il risultato. Sono tanto tanto curiosa. Ok, questa parte è super super rilassante. Assumono delle forme stupende. Guardate Alice come si contorce, poverina. Questi qua sono appena usciti dal forno e andiamo a vederli tutti. E molte mi hanno chiesto la temperatura, in realtà ragazze lo vedete subito quando sono pronti, cioè li mettete in forno, basta star lì anche 2 minuti e appena si contorcono, insomma si fermano, sono pronti, li tirate fuori e li schiacciate. Allora lei è Alice e sì, potevo andarci molto più leggera sui capelli, sono venuti decisamente castani. Eccola qui. Sono tanto tanto soddisfatta. Super super resistente poi. Evviva, poi. Il suo bianconiglio che mi piace tantissimo. È anche quasi venuto in proporzione. Ma qua perché c'è stata la gonnella? Vabbè, porcazzone. Dunque. È venuto carinissimo. Sì, mi piace tanto. Mi piace tanto. Poi questa rosa che, vabbè, non c'ha tanto significato, magari insieme nella collana. No, non c'ha tanto significato, a parte mi sono dimenticata di fare i petali bianchi con un po' di celeste. Però vabbè, poi le 2 carte da gioco. E niente, sembra bruciato, in realtà ho sbagliato il colore. Questa mi piace tantissimo, infatti mi sa che farò un orecchino. È bellissima. Tra l'altro qui ho usato dei colori metallizzati, ma non è che si vedano granché poi. Quindi il metallizzato sparisce. E guarda, Alice, questo non è venuto in proporzione. No, per niente. E poi? Allora. Questa qui è venuta molto molto chiara. Cioè i colori non si scuriscono come su quella bianca. Quindi cioè quasi non si vede e non mi piace proprio. Invece questo è lo stregato. E come vi ho detto appunto i colori non è che risaltino granché su questa qui trasparente. Proverò un'altra tipologia di colori o comunque di pennarelli. Però insomma mi piace davvero tanto. I miei preferiti infatti sono appunto lo stregato, Alice ovviamente. E poi mi piace tantissimo il coniglietto. Puccioso. Bene ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono i vostri preferiti e soprattutto se avete altre idee da suggerirmi sui prossimi temi. Molto probabilmente il prossimo sarà tema Sailor Moon, quindi suggeritemi quali disegni volete che faccia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora ragazze, vi volevo far vedere come ho utilizzato questi ciondoli. E guardate un po', li ho montati su collana, o almeno ho l'idea che sia una collana. E in realtà se Alice fosse venuta un po' più piccola sarebbero, alcuni charms sarebbero stati bellissimi anche come bracciale. Oddio, non riesco a farvi vedere bene, però ecco tipo il coniglietto pucciosissimo andava benissimo anche come bracciale. Però vabbè, Alice mi sembra un po' troppo ingombrante. Poi appunto la modificherò perché ho notato indossandola che il tè va a sbattere in testa ad Alice, non mi sembra una cosa tanto carina da fare. E bene ragazze, allora non vedo l'ora di leggere i vostri pareri, mi raccomando lasciatemi un commentino qui sotto e fatemi sapere soprattutto quali altri personaggi vorrete vedere nei prossimi Shrinkiamo insieme. Vi annuncerò già che il prossimo vorrei farlo a tema Sailor Moon, perché insieme ad Alice è quello che mi avete suggerito di più sotto lo scorso video. E quindi se vi va suggeritemi tutti i personaggi, i vostri personaggi preferiti, insomma, quelli che volete che io disegni e trasformi in ciondolini in plastica, insomma, che vada a shrinkare.
Bene, io e la mia Alice vi salutiamo, sperando che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.